Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Versilia. Torna in primo piano l'emergenza abitativa a Viareggio e torna all'indomani del voto sul referendum che ha portato alla luce il problema di chi è senza residenza e di conseguenza anche senza diritto di voto. Sembra paradossale. Per questo hanno manifestato un gruppo di attivisti di fronte al municipio di Viareggio per gridare ancora questa urgenza. Sentiamo il servizio di Massimo Mazzolini. Presidio di protesta stamattina davanti al comune di Viareggio con tanto di striscioni, cartelli e megafono organizzato dalla Brigata Antisone Inquilini e Repubblica Viareggina. La contestazione ha preso il via dopo il referendum, dove almeno una decina di persone non sono state ammesse al voto a causa della perdita della residenza, che comporta anche la perdita di una serie di diritti come la possibilità di accedere al medico della mutua, la possibilità di iscrivere i bambini a scuola, al diritto infine di essere iscritto nelle liste elettorali. E soprattutto è stato negato, questa cosa gravissima, anche la possibilità di far votare dei cittadini di questa città che risiedevano qui, che hanno perso la residenza, e gli è stato negato domenica di poter votare. Quindi siamo qui davanti per chiedere questo incontro. Gli attivisti sono scesi in piazza chiedendo di incontrare subito il sindaco per affrontare questo drammatico problema. Pensiamo che il diritto di voto vada accompagnato con i diritti sociali e quindi siamo qui per chiedere già da oggi casa, lavoro e diritti per tutte e per tutti. A Viareggio sono sempre di più le persone a cui è negato questo diritto, compreso un uomo separato che ha da poco perso il lavoro e la casa. 16 anni sotto la residenza del comune di Viareggio, poi alla fine sono a mezza strada, senza residenza. Senza residenza, dopo 16 anni ora io spero avanti, spero andare avanti, spero un futuro bello qui all'Italia. E tra gli altri effetti di questo voto referendario, come sapete, le dimissioni del governo, del Premier Matteo Renzi, e tra le conseguenze anche gli effetti sulla riforma delle concessioni demaniali marittime. Tutto sembra da rifare a questo punto, saltano gli interlocutori istituzionali per i balneari italiani e della Versilia in particolare, che tornano ad avere timori per la questione Bolkestein e per le aste. Sentiamo il servizio. Tutto da rifare ancora una volta. Con le dimissioni del governo Renzi, congelate ancora per qualche giorno, cade anche la bozza di riforma delle concessioni demaniali marittime, che i balneari della Versilia attendevano per superare la direttiva Bolkestein e tracciare una strada sicura per il futuro degli oltre 450 stabilimenti balneari versiliesi. L'accordo era una bozza sulla quale avevamo lavorato e da molto tempo. A questo punto sembra che si debba ripartire tutto da capo. È un gioco dell'oca che in Italia succede troppo spesso. Non sappiamo cosa succederà domani, cosa tra un mese, cosa a febbraio o più tardi. Sicuramente questa è la situazione di incertezza. Forse per la finanza è un bene questo, per qualche politico anche meglio, ma per le aziende come le nostre, anche familiari, non sapere cosa può essere davanti a noi e cosa traguardare è una delle situazioni peggiori che ci si possa trovare. La strada indicata dal governo, anche dopo gli incontri tra Renzi e i balneari in Versilia la scorsa estate, era quella di un periodo transitorio per le concessioni già in essere, a seguito del quale istituire le evidenze pubbliche, prevedendo però, come anticipa Mondo Balneare, dei meccanismi di premialità e il riconoscimento del valore commerciale agli attuali titolari. Il timore dei balneari è che la riforma delle spiagge slitti ancora di uno o anche due anni. È la difficoltà di non poter avere un interlocutore, di non sapere con chi dovremo parlare e di che cosa lo sappiamo. Però è questo, e ad oggi è ancora più importante quella norma che ha prorogato le nostre concessioni fino all'entrata in vigore di una nuova legge. Però non sappiamo praticamente niente e questa, ripeto, è la cosa peggiore. Veniamo alla pagina di cronaca, una rissa che finisce nel sangue alla stazione ferroviaria di Pietrasanta. Il controllore aveva trovato due uomini sul treno senza biglietto, erano in direzione La Spezia, li ha fatti scendere alla stazione Pietrasantina. I due, un clochard italiano e un nordafricano, una volta sulle pensiline dello scalo versiliese, hanno iniziato a litigare con il clochard, che addirittura ha preso una catena di metallo e ha aggredito e picchiato il 49enne nordafricano, colpito alla testa, e a quel punto è caduto a terra, ha perso i sensi, ha ricoperto di sangue la banchina. Sul posto, insieme alla Polfer e ai carabinieri di Pietrasanta, il 118 è stato portato al pronto soccorso, per fortuna non è in gravi condizioni, è stato infatti portato in codice giallo.
Un episodio che riporta alla mente il pestaggio sanguinario e purtroppo letale per Emanuele Iacconi, ricorderete, avvenne la notte di Halloween del 2014. È ancora un caso giudiziario perché il PM di Lucca, Sara Polino, ha chiesto il rinvio a giudizio per i due maggiorenni accusati di quell'omicidio. Il punto con Roy Lepore. Chiesto da parte della Procura della Repubblica di Lucca il processo per i due maggiorenni coinvolti nell'aggressione che ha portato poi al decesso di Emanuele Iacconi, 34 anni, di Piano di Mommio, avvenuta la notte di Halloween del 2014 in via Coppino, in Darsena, a Viareggio. Si tratta di Federico Bianchi, 21 anni, e Alessio Fialdini, 20 anni, che insieme con altri due minorenni, uno dei quali è stato condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione, presero parte all'aggressione. Per l'altro minorenne i legali hanno chiesto il rito abbreviato e l'udienza è fissata per il prossimo 24 gennaio 2017. Gli viene contestato l'omicidio di Iacconi e il tentato omicidio dell'amico Matteo Lasurdi, rimasto ferito nella stessa aggressione e costata la vita a Iacconi. Per i due maggiorenni l'accusa di omicidio volontario e tentato omicidio e lesioni. Il PM Sara Polino ha presentato al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lucca la richiesta che dovrà decidere quando fissare l'udienza e decidere poi se accettare o respingere la domanda del PM. Nel primo caso si andrà in tribunale, nel secondo i due ragazzi saranno prosciolti dopo 2 anni di indagini a loro carico. Viaggiavano in 6 su una station wagon con un passeggero di troppo, evidentemente accomodato, pensate, rannicchiato nel bagagliaio. Il conducente, un ragazzo di 20 anni di La Spezia, è stato però multato dalla polizia stradale con una sanzione da 500 euro, ritirata la patente. Il tutto è successo sulla A12 tra Massa e Viareggio. Era ovviamente non consentito il trasporto di una persona in più, tantomeno nel bagagliaio. È successo durante i controlli della Polstrada della sezione Via Regina. Parliamo adesso di sicurezza. È stato confermata l'introduzione del controllo di vicinato a Capezzano Piano, noi siamo nel comune di Camaiore, un progetto che coinvolge direttamente i cittadini per monitorare contro furti e aggressioni, ma il comitato Più Sicurezza a Capezzano rivendica questo progetto, di fatto era già iniziato su nostra iniziativa. Sentiamo. Arriverà anche a Capezzano Pianore e alle 6 miglia il controllo di vicinato, progetto già attivato nei mesi scorsi sulle colline di Camaiore. La firma sul protocollo tra il sindaco e le forze dell'ordine è stata la settimana scorsa in prefettura. Il controllo di vicinato consente ad un gruppo di cittadini autorizzati di restare in contatto diretto con le forze dell'ordine attraverso chat WhatsApp o altri strumenti simili, segnalazioni, foto di attività o soggetti sospetti in giro per le strade e tra le case per aiutare il lavoro di polizia e carabinieri. Ma a Capezzano, dove da anni si lotta con furti continui nelle case e nelle attività, il sistema era già partito spontaneamente su iniziativa di un comitato per la sicurezza che conta oggi oltre 150 iscritti. Dal comune spiegano: ci aspettavamo di più. Non ci riteniamo per niente soddisfatti, in quanto a Capezzano il controllo di vicinato c'era già, siamo stati i primi noi nel comune di Camaiore a farlo partire e avevamo fatto una petizione nella quale chiedevamo delle misure precise, chiedevamo l'utilizzo delle pattuglie della Polizia Municipale ai fini di sicurezza e delle telecamere per la videosorveglianza. Nessuna delle nostre richieste è stata esaudita. L'unica cosa che l'amministrazione vuole fare è mettere dei cartelli per prendersi il merito di questa iniziativa. Vogliamo valutare la possibilità di relazionarci direttamente anche con il prefetto per valutare se c'è la possibilità di ottenere qualcosa di più. Andiamo sulle colline di Massarosa, scuola elementare di Corsanico chiusa da oggi per malfunzionamento dei termosifoni. L'ordinanza è stata firmata dal sindaco di Massarosa, Franco Mungai, dopo mesi di continui guasti a riscaldamento che, nonostante le riparazioni, continuano a funzionare a giorni alterni. Nei giorni scorsi i genitori degli alunni si erano lamentati del disservizio con gli uffici comunali e con la Sermas, la società partecipata che gestisce il riscaldamento. Del caso si è poi interessato il vice sindaco Damasco Rosso,
Ambrosi, complice il ponte dell'Immacolata. Dunque i bambini resteranno a casa già da queste ore, dunque per la giornata di martedì, mercoledì, per un totale di 6 giorni, di cui 3 lavorativi, nei quali la ditta incaricata dovrà ripristinare il corretto funzionamento dei termosifoni. Ricorderete, nelle scorse settimane stessa sorte era toccata ai 200 studenti delle scuole Bibolotti Santini di Marina di Pietrasanta, chiusa per quasi una settimana per un guasto alla caldaia. Lavori terminati invece alla galleria Ceracci, siamo sulla ferrovia, sulla linea Lucca-Viareggio, dopo un mese tornano a circolare regolarmente i treni, sentite. Stop ai disagi, si torna alla normalità. Da questa settimana i treni tornano a transitare regolarmente lungo la tratta Viareggio-Lucca, interessata per circa un mese dai lavori di straordinaria manutenzione della galleria Ceracci che collega la Piana alla Versilia. Lavori cominciati il 7 novembre con la conseguente sospensione totale della circolazione ferroviaria, lavori curati da Rete Ferroviaria Italiana. Interventi di consolidamento strutturale, hanno spiegato, costati in tutto circa 3 milioni e 300 mila euro. Un mese di cantieri partiti tra le polemiche di chi temeva disagi infiniti, ma alla fine risultati molto limitati. Le Ferrovie dello Stato per 4 settimane hanno infatti predisposto un servizio di bus sostitutivi che dalle prime ore del mattino sino a tarda sera hanno permesso ai viaggiatori di raggiungere Lucca da Viareggio e viceversa, confermate ad Occa, Bozzano e Massarosa. Tornano così i treni con gli stessi orari e con gli stessi prezzi. Si chiude in questo modo un autunno critico per i pendolari della Versilia. I lavori a Chiesa infatti erano stati preceduti da un mese di cantieri aperti, tra ottobre e novembre, sulla linea Viareggio e Pietrasanta, per il consolidamento del ponte sul torrente Camaiore. In tutto, con i 2 interventi, RFI ha investito circa 20 milioni di euro sulle ferrovie che attraversano la Versilia. Sarà sciopero lunedì prossimo, 12 dicembre, lo annunciano Sei Ambiente e Sei Risorse, le organizzazioni sindacali Flaica Uniti, CUB, il sindacato generale di base, aderiranno allo sciopero nazionale di tutte le categorie pubbliche e private del comparto igiene ambientale, indetto appunto per la giornata del 12, dunque dove vige il porta a porta, informano le 2 aziende che gestiscono il servizio a Camaiore e Viareggio, i rifiuti non vengono raccolti, si pregano le utenze di ritirarli ed esporli al successivo passaggio utile, questa è la raccomandazione. E invece venerdì 9 sarà chiuso il centro per l'impiego della Versilia in via Virgilio a Viareggio, la riapertura è prevista per la giornata di lunedì 12 dicembre. Parliamo adesso di economia. Il primo compleanno della Confindustria Toscana Nord è stata l'occasione a Lucca per fare un bilancio della situazione economica del nostro territorio. Sentiamo. Confindustria Toscana Nord celebra il suo primo compleanno e nelle sedi di Lucca, Pistoia e Prato è stato fatto il punto sul percorso compiuto, sottolineando come le tappe del progetto di fusione siano state rispettate. A Lucca a parlare è stata la vicepresidente di Confindustria Toscana Nord, l'imprenditrice Cristina Galeotti. Con lei i presidenti di sezione Massimo Bellandi per la metalmeccanica, Fabrizio Palla per il lapideo, Tiziano Pieretti per carta e cartotecnica e Stefano Varia per l'edilizia. Buono il primo bilancio dell'attività. In un anno sono stati promossi 100 incontri di natura tecnica e informativa per le aziende e sono stati organizzati 250 corsi di formazione. Dal punto di vista della produzione, l'industria lucchese si è difesa tutto sommato bene dalla crisi, ma sta scontando le incertezze sui mercati internazionali. Un po' di amarezza per il referendum. Confindustria si era schierata per il sì, ma l'esito elettorale è stato diverso. Sì, il risultato è diverso e naturalmente la scelta di Confindustria è stata una scelta tecnica. Qualsiasi iniziativa che va verso la semplificazione non può essere che ben accolta. Noi abbiamo visto di buon occhio i provvedimenti sulle province, sulle camere di commercio e quindi anche quest'ultimo. Naturalmente sono tutti provvedimenti che poi devono essere perfezionati, ma comunque sono dei passi avanti. Nel corso dell'incontro è stato presentato il libro fotografico Genius Loci, realizzato da Dario Garofalo. Uno sguardo inedito sulle attività produttive di Lucca, Pistoia e Prato. Andiamo adesso a Pietrasanta alle battute finali, concorso intitolato da Andrea Pierotti, scatti fotografici per un calendario benefico a favore dell'Unione Italiana, lotta distrofia muscolare. Vediamo le immagini.
I migliori 4 scatti su 229 foto presentate. L'edizione 2016 del concorso Andrea Pierotti si è chiusa con la premiazione dei vincitori del contest fotografico nato per sostenere le attività della Wildem Versilia, associazione impegnata da quasi 40 anni nella lotta contro la distrofia muscolare. Ivo Arnaboldi di Como, Paolo Barbanera di Roma, Giampiero Cutolo di Guidonia e Francesco De Luca di Lucca sono loro gli autori che hanno conquistato la giuria web e quella di qualità, con 4 foto che mettono a fuoco le meraviglie della natura. A consegnare le targhe insieme all'amministrazione è stato Piero Pierotti, ideatore del concorso, fortemente voluto in memoria del figlio Andrea. Questa associazione per Pietrasanta è importantissima. Il lavoro che svolgono nel sociale è una cosa veramente ammirevole, da elogiare sempre e da sostenere in qualsiasi maniera. Noi siamo orgogliosi di aver ospitato questa mostra fotografica qui nell'atrio del comune e di aver premiato i concorrenti nella sala del consiglio. Il concorso, patrocinato dal Comune di Pietrasanta e dal Parco delle Apuane, dalla nascita nel 2011 a oggi, ha visto la partecipazione di oltre 430 autori. Anche quest'anno i 12 scatti migliori sono stati pubblicati sul calendario ufficiale della Wildem Versilia per il 2017, acquistabile con un'offerta in favore dell'associazione. Restiamo a Pietrasanta per parlare di servizi online. Da oggi sarà più semplice rivolgersi al Comune con il nuovo servizio online dell'URP. Il servizio si chiama URP Web, consente al cittadino di comunicare direttamente con l'amministrazione, bypassando di fatto le cosiddette lungaggini della burocrazia. Basta cliccare dalla home page del sito internet del Comune di Pietrasanta sull'icona URP, si apre letteralmente un mondo, un portale, quello delle richieste digitali, facili e veloci, annuncia l'amministrazione, a portata di tutti, anche dei cosiddetti profani della rete. Una scelta in linea con il progetto di una città sempre più smart, così spiega il sindaco Massimo Mallegni. L'idea è quella di rendere il rapporto con gli utenti dell'URP meno filtrato. Restano comunque, va ricordato, attivi tutti gli altri canali di comunicazione con l'URP, dunque gli sportelli tradizionali che vediamo proprio in queste immagini, le segnalazioni via SMS e ovviamente a questo si collega e si affianca URP Web, che rende più digitale e smart il comune. Noi ci fermiamo per pochi istanti, tra poco ancora insieme con tutta l'informazione sportiva. Ben ritrovati dunque con lo sport, sono ore cruciali per il futuro del Viareggio 2014, il Viareggio Calcio. Mercoledì sera si saprà chi potrà essere il nuovo proprietario dopo mesi di agonia economica e anche calcistica, visto che molti calciatori se ne sono andati proprio in queste settimane. Facciamo il punto con Roy Lepore. Si dovrà attendere mercoledì pomeriggio entro le ore 18 per conoscere chi sarà il proprietario del Viareggio 2014, se rimarrà l'azionista di maggioranza Fabrizio Tonelli, che dovrebbe portare 50.000 euro entro le 18 per ricapitalizzare la società, oppure passerà di mano e i proprietari diventeranno gli attuali dirigenti, quelli che stanno cercando in qualche modo di salvare il salvabile. Un'attesa molto di pathos per i tifosi del Viareggio, che vogliono conoscere il futuro di questa società che è irta di problemi con la conclusione di un campionato che è iniziato male e sperano che non finisca peggio. Intanto giovedì pomeriggio c'è il turno infrasettimanale di campionato con il derby al Necchi Balloni di Forte dei Marmi con i nerazzurri di Pagliuca, che sono sicuramente avvantaggiati sulla carta per essere sul momento una squadra sicuramente tecnicamente superiore al Viareggio, che dopo le partenze di alcuni giocatori si è schierata già da domenica con diversi giovani della Juniores che saranno probabilmente e sicuramente in campo anche giovedì pomeriggio nel derby con il Real Forte Querceta. Passiamo adesso all'hockey su pista, andiamo in casa del CGC Viareggio, ascoltiamo insieme le parole del giovane Gavioli, sentiamo.
Il giovane attaccante del Centro Giovani Calciatori Davide Gavioli ha segnato sabato sera contro il Follonica il suo primo gol con la maglia bianconera e mercoledì sera torna a Correggio nella pista dove è cresciuto, ritrovando vecchi compagni di squadra e l'ambiente che in pratica lo ha lanciato nella Serie 1. L'emozione sicuramente non lo tradirà perché nonostante giovanissimo dimostra già una buona maturità. È stata una gran bella partita, mi sono tolto una bellissima soddisfazione, una grande emozione segnare qua al Pala Varsacchi per me. È stato veramente bello e ringrazio tutto il pubblico perché veramente mi ha fatto sentire un affetto impressionante quando ho segnato. È stata una bella partita, abbiamo giocato contro un grande avversario, abbiamo giocato da squadra quale siamo e alla fine abbiamo portato a casa un gran risultato di squadra. A Sarzana avevi anticipato che speravi di interrompere l'imbattibilità del Follonica, ci avevi visto giusto? Sì. È stata una. Così abbiamo giocato contro una squadra che fino a stasera ancora non aveva perso. Non era punteggio pieno, ma ancora non aveva perso. E quindi è dopo una doppia soddisfazione. Abbiamo interrotto una striscia di una squadra che abbiamo vicino in classifica, quindi un po' l'abbiamo staccata. E in più abbiamo fatto 3 punti importantissimi. E abbiamo fatto una prestazione che ci dà di sicuro delle consapevolezze a noi anche. Allora, mercoledì si va nelle tue zone. Sì, mercoledì si torna. Diciamo non a casa mia, però manca poco, dai. Comunque sarà una bella emozione giocare contro il Correggio, una squadra che diciamo si può dire che mi ha lanciato l'anno scorso e mi ha fatto vedere anche alla Serie 1, quindi sarà veramente una bella emozione giocare contro i miei amici soprattutto. Il Forte invece mercoledì sera sarà a Sandrigo, sentiamo. L'Hockey Forte dei Marmi ospita il fanalino di coda Sandrigo mercoledì sera al Palaforte ed è l'opportunità per mantenere e consolidare il primato in classifica, anche se ci sono dietro Lodi e 100 giovani calciatori che non mollano ed è per questo che i ragazzi di Gigio Bresciani, reduci dalla bella vittoria esterna sulla pista di Monza per 5-1, non vogliono lasciare per strada punti contro queste formazioni che potrebbero poi fare la differenza nel computo della piazza finale. È in atto come sempre la prevendita da parte della società prima delle partite interne proprio perché cerca e vuole il pubblico delle grandi occasioni, perché in questo momento è importante riuscire a mantenere questo primato visto come detto che le altre che inseguono non mollano. Un Forte dei Marmi che ha ammortizzato il momento delicato in cui ha ottenuto delle sconfitte, è riuscito a lasciarsele alle spalle e riconquistare vittorie importanti per conquistare, come detto, il primato in classifica. Ci fermiamo per pochi istanti, tra poco ancora insieme con gli aggiornamenti. Ben ritrovati, terza parte del TG Versilia. Per gli aggiornamenti io vi ricordo il nostro sito web www.reteversilianews.com dove potete trovare gli aggiornamenti, le notizie in primo piano sulla nostra home page. Vi segnalo alcune notizie e curiosità, ad esempio 20 anni fa la scomparsa di Giovanni Frati. A Massarosa ricorre oggi il 20° anniversario della morte di Frati, che fu per tanti anni sindaco di Massarosa, omaggio della città all'ex primo cittadino. 17 anni alla guida del comune per l'esattezza, leggerete le parole dell'attuale primo cittadino Mungai. A Pietrasanta invece si parla di Natale, Natale surrealista, l'abete è a testa in giù, vedete la foto che circola ormai da alcune ore online e che vede il nuovo e originale albero della Piazza dell'Uomo appunto a testa in giù. Un'altra segnalazione invece arriva da Capezzano Pianore, dove i residenti di Via dell'Antenna si dicono preoccupati, vedete questo è un palo in legno che letteralmente appoggiato da molto tempo ai fili dell'alta tensione e ovviamente ci sono timori per la sicurezza. Questo è molto alto sul nostro sito web. Prima di salutarci, come sempre ormai facciamo prima di chiudere, gli auguri di compleanno, perché oggi festeggia gli anni Gianluca Giusti di Viareggio, compie 15 anni. Auguri dalla mamma Giada, dal papà Michele, dalla sorella Nicoletta. Auguri a Gianluca. È tutto, grazie per essere stati con noi e buona serata.